Sergio Sabatino, archiviata la trasferta di Lecce, che settimana inizia oggi? Inizia una settimana dura, piena di lavoro, diciamo la settimana uguale a quella che abbiamo fatto la scorsa settimana, un lavoro comunque fatto per la partita di domenica col Pisa, speriamo di fare nostra la partita, però sappiamo già che è difficile. Cos'è che ti è piaciuto di più del Catanzaro visto a Lecce? Cos'è andata bene e cos'è che magari non è andato bene? Ma diciamo che abbiamo interpretato la partita bene, come comunque il mister ci aveva detto, abbiamo preparato la partita durante la settimana nel giusto modo, siamo stati comunque una squadra che si è aiutata. Il Lecce sta attraversando un periodo un pochettino difficile, però credimi, è una squadra che sicuramente verrà fuori e avrà la sua parte in questo campionato. Cosa vi ha detto il mister negli spogliatoi a fine partita? Ma ci ha fatto i complimenti come ha fatto in tutte le occasioni nelle partite disputate quest'anno. Niente, noi non ci dobbiamo né esaltare né quantomeno chissà cosa fare per una vittoria di questa. Sappiamo comunque che abbiamo fatto una vittoria importante, ma ancora il campionato è troppo lungo. Domenica sarà a Catanzaro Pisa. Sì, sarà Catanzaro Pisa. Pisa è una squadra in forma in questo momento, lo dimostrano i risultati, però. Credo che noi stiamo bene e poi abbiamo il vantaggio di giocare in casa, speriamo bene. Sergio Sabatino, archiviata la trasferta di Lecce, che settimana inizia oggi? Inizia una settimana dura, piena di lavoro, diciamo la settimana uguale a quella che abbiamo fatto la scorsa settimana, un lavoro comunque fatto per la partita di domenica col Pisa, speriamo di fare nostra la partita, però sappiamo già che è difficile. Cos'è che ti è piaciuto di più del Catanzaro visto a Lecce? Cos'è andata bene e cos'è che magari non è andato bene? Ma diciamo che abbiamo interpretato la partita bene, come comunque il mister ci aveva detto, abbiamo preparato la partita durante la settimana nel giusto modo, siamo stati comunque una squadra che si è aiutata. Il Lecce sta attraversando un periodo un pochettino difficile, però credimi, è una squadra che sicuramente verrà fuori e avrà la sua parte in questo campionato. Cosa vi ha detto il mister negli spogliatoi a fine partita? Ma ci ha fatto i complimenti come ha fatto in tutte le occasioni nelle partite disputate quest'anno. Niente, noi non ci dobbiamo né esaltare né quantomeno chissà cosa fare per una vittoria di questa. Sappiamo comunque che abbiamo fatto una vittoria importante, ma ancora il campionato è troppo lungo. Domenica sarà a Catanzaro Pisa. Sì, sarà Catanzaro Pisa. Pisa è una squadra in forma in questo momento, lo dimostrano i risultati, però. Credo che noi stiamo bene e poi abbiamo il vantaggio di giocare in casa, speriamo bene. Vai. Leandro Vitiello ha neanche il tempo di archiviare la partita di Lecce, che già c'è un altro big match domenica contro il Pisa. Sì, una partita molto importante, comunque prima della sosta e comunque la dobbiamo giocare al meglio, per comunque puntare sempre ai 3 punti. Sei stato giudicato il migliore in campo domenica a Lecce, una rivalsa? No, nessuna rivalsa, penso che la prestazione è stata buona di tutta la squadra, che comunque, come ho detto in passato, il singolo non fa nulla da solo, comunque ci vuole la mano di tutta la squadra per ottenere dei risultati. Il più grande merito del Catanzaro al Via del Mare qual è stato a tuo avviso? Ma noi comunque sapevamo che era una squadra in difficoltà, l'abbiamo preparata bene in settimana e siamo andati lì carichi, determinati, per comunque portare i 3 punti a casa oppure comunque portare un risultato positivo a casa. Adesso il pericolo maggiore può essere l'euforia. Ma potrebbe essere, ma non credo, perché comunque dobbiamo preparare questa partita sempre con la stessa umiltà, con la stessa determinazione delle altre. Ogni partita a sé, ora archiviamo questa qua di Lecce e dobbiamo ripartire comunque subito da Pisa.